La porta è un archetipo pregno di simbologia, da tempi lontanissimi. Il valore attribuito ad essa evoca alla mente di ognuno un quantitativo di idee spirituali e profonde, spesso comuni anche a civiltà distanti tra loro, nel tempo e nello spazio. Il varcare la soglia simboleggia metaforicamente l'accesso ad un luogo che è oltre il precedente appena percorso. Dalla prospettiva dell'immaginario collettivo, spesso si tratta di un passaggio sacro, ignoto, misterioso, occulto, a seconda dell'accezione che si vuole attribuire al simbolo stesso, al luogo, al tempo. La porta è presente nelle favole, ad esempio la porta per accedere al Paese delle Meraviglie, oppure la porta d'entrata al fantastico mondo di Narnia. Un archetipo affascinante che descrive alla perfezione il senso simbolico della transizione. L'azione consapevole dell'avanzare verso di essa e la volontà di attraversarla suggella quel momento di trasformazione e di passaggio ad un nuovo stato d'essere o un'altra dimensione della realtà. Ed è proprio ad una porta che dedico questo video. Una porta dalla notevole simbologia presente nella nostra bella Italia. La porta alchemica, detta anche porta magica. La porta alchemica è un monumento che edificò Massimiliano Savelli Palombara nel periodo tra il 1655 e il 1681. Massimiliano Savelli Palombara, marchese di Pietraforte, edisse questa porta per Villa Palombara, sua residenza. La porta alchemica, denominata anche porta magica, porta ermetica, porta dei cieli, si trova oggi nei giardini di Piazza Vittorio Emanuele II ed è l'unica che possiamo ancora ammirare, l'unica, perché essa è la superstite di altre 5 porte allora esistenti. Sembrerebbe che il marchese Palombara sviluppò nel corso della sua vita un profondo interesse per l'alchimia. A quei tempi era inoltre un assiduo frequentatore della corte romana della regina Cristina di Svezia, la quale nutriva interesse per l'arte alchemica, tanto che vi si dedicò per parte della sua vita. Nell'estate risalente al 1667, la regina assistette ad esperimenti alchemici svolti in un laboratorio presente all'interno della villa, assieme al marchese e ad un alchimista dal nome Giuseppe Francesco Borri. Giuseppe Francesco Borri trascorse la sua vita esercitando la professione medica, un medico ma anche un alchimista, poiché attratto dalla sapienza ermetica. Fu proprio per via dell'interesse verso una verità ritenuta estranea al credo cattolico del tempo che fu condannato dall'Inquisizione. La porta alchemica è protagonista anche di una leggenda. La leggenda narra che un viandante fu ospitato una notte in Villa Palombara. Durante quella notte, il pellegrino si mise alla ricerca di un'erba magica nei giardini della villa. Un'erba misteriosa capace di produrre oro. Una metafora annessa al simbolismo alchemico riguardante la trasmutazione dei metalli? Il mattino seguente, del viandante non vi era più traccia. Nel tentativo della ricerca scomparve attraverso quella misteriosa porta. Lasciò di sé soltanto delle tracce d'oro e dei documenti con su scritti dei simboli magici contenenti il segreto della pietra filosofale. Il marchese Massimiliano Savelli Palombara, sorpreso dalla scomparsa del pellegrino, tentò invano di decodificare quei simboli. Per questo decise di incidere gli stessi sulle 5 porte di Villa Palombara e sui muri della Magione. Si dice che quel famoso viandante sia una figura attribuibile allo stesso Giuseppe Francesco Borri. La porta alchemica è molto affascinante e pregna di simbologia.
I simboli giacenti sulla porta possono essere ammirati sfogliando libri alchemici della seconda metà del Seicento. Nella parte superiore dello stipite vi è la scritta Ruach Elohim. Sul frontone della porta è rappresentato il sigillo di Salomone circoscritto da un cerchio con iscrizioni in latino. I simboli alchemici lungo gli stipiti della porta rappresentano la sequenza dei pianeti associati ai relativi metalli: Saturno al piombo, Giove allo stagno, Marte al ferro, Venere al rame, Luna all'argento, Mercurio al mercurio. Ad ogni pianeta è associato un motto ermetico. Secondo alcuni, la porta magica sarebbe una soglia simbolica, attraverso cui gli adepti potevano oltrepassare per raggiungere metaforicamente un nuovo stato di consapevolezza, simbolo di un percorso iniziatico, ma riservato soltanto a coloro dall'animo puro. Villa Palombara fu demolita verso la fine del 1800. La porta alchemica e tutto ciò che ne rimane giace ora al centro di due statue rappresentanti Bes, divinità appartenente al culto dell'antico Egitto. Le statue, derivanti da un tempio dedicato ad Iside e Serapide, sembrano presiedere la porta e proteggerla come guardiani. La simbologia espressa e incisa sulla porta alchemica desta stupore e fascino a tutti coloro che vi si avvicinano con l'intento di comprenderne il significato occulto.